Bella, va su, buonasera. Mi sono accorto che mi manca una cosa. No, me, niente, al momento niente. Nessuna novità. Purtroppo nessuna novità. Stiamo aspettando fiduciosi e più che altro con tanta speranza. Eh sì, ho letto pure io, abbiamo dato subito la notizia, quando è uscita la notizia pubblica abbiamo scritto. Però queste sono cose brutte purtroppo. Speriamo che si rimette presto, questa è la prima cosa, poi il resto è tutto, lascia tutto il tempo che trova. Pazzo, basta che vai su Google, metti Daniele Scardina e vedi quello che gli è successo. Buonasera Pietro. Pietro, è successo, basta andare su Google e vedete, Daniele Scardina stava a fare degli allenamenti, purtroppo si è accasciato al suolo. Ora, le dinamiche descritte dai giornalisti, sinceramente, non è che mi convincono sempre, quindi non lo so quello che è successo di preciso, però sta di fatto che comunque Daniele Scardina attualmente è ricoverato con un ematoma cerebrale e è in condizioni abbastanza serie. Questo pure per Dive e per Ibadì che pugilato non è un gioco. E se si fanno male persone che sono professioniste vere, quando noi ci incazziamo con tutti questi TikToker, questi idioti che fanno queste buffonate, questo è uno dei tanti motivi. Questo è uno dei tanti motivi perché qui se condannano, non credo che sia stato un malore pazzo. Anche perché un malore non è che ti fa un ematoma cerebrale, voglio dire, pure che cadi e batti la testa per quanto la puoi battere forte, è molto difficile, eh? Molto difficile. Guardate chi boffa, vince di più che abbiamo litigato. Ciao Alba. Mi senti? Molto in apprensione. Buonasera a te. No, 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 pazzo, non hai letto male perché ho letto pure io determinate cose, ho letto pure io delle cose che secondo me non quadrano, non ero presente, quindi cioè, vado per pensieri, quindi che vedo di? Non, nessuno di noi era presente se non le persone che erano all'interno della palestra che sanno la verità di quello che è successo. Buonasera Davide, buonasera a te, grande.
Eccomi, Dimo, eccomi. non ti sento però, perché non ti sento? Mi senti? Sì, tu? Ma io non ti sento. Strano, perché poi il microfono ce l'hai attivo. Prova Mi senti? a uscire, entriamo che ti sei messo le cuffie, Simo. Prova a uscire, entra un attimino e prova a entrare che cuffie. Raga, io non lo sento. Aspettate, no. Eccomi. Mi senti? Simo, adesso sì, Cazzo. perfetto. Scusa, ero io. No, no, il Ah, problema ok. ero io. Merite. Ero io. Tutto a posto, Andrea. Diciamo, tra virgolette, tutto a posto. Era una notizia che non, questa de Daniele che non volevamo avere. Anche perché io l'ho sentito poco tempo fa, non tantissimo tempo fa, so che dire, raga. Bella, Bella, bella Simo. Mirke. Ciao Mirka. Dite? Boh, io sono mezzo scioccato. No, io guarda, Mi ha proprio blocco, scioccato. ma No, no. blocco qua proprio, Anche, guarda. persino mia mamma è tutta sotto sopra. Veramente, mi ha No, scioccato no, questa cosa. guarda, proprio Non me la. adesso arrivano quelle cose brutte. Sì, però ho capito, è proprio mi ha toccato proprio, capito? A te, uguale. Poi, tra l'altro, ecco, ho saputo un'altra notizia che mi diceva prima Alberto. No, Pietta, fermate. Quale? È che mi stava a dire che non lo sapevo, Ah, di quell'altro no? ragazzo. Mannaggia, la puttana, no? Io prima dicevo una cosa, Mirko e Simone, è per questo che noi spesso ci incazziamo qua quando vediamo i ragazzi senza casco che fanno sparring, che fanno queste stronzate qua. È per questo motivo principale che il pugilato non è un gioco, non è uno scherzo. Ci si fa male, ci si fa male veramente. È questo motivo qua, uno dei motivi principali perché contrastiamo tutto questo. Porca puttana, ragazzi. Guarda, sapevo io che Succede ai puttana. pugili, succede a pugili professionisti che sono visitati, che sono controllati. Che si fanno sempre le visite, eccetera, eccetera. Figuriamo se per tanti ragazzi che qui si mettono un paio di guanti e si cominciano a pià cazzotti. E Un'altra cosa questo è il importante poi, problema. che abbiamo detto poche volte, no? È che comunque ci sono tanti che pur di risparmiare magari quei 10 euro per visite mediche avallano delle cose importanti, che magari uno dice, vabbè, mo te pare, sto bene. Bravo mi. Quando andate a fare le visite mediche, esigetele, regà. Meglio un controllo in più, meglio spendere 10 euro in più, che poi succedono brutte cose. A me, io Non ve so che fate tu fregà. Non ve fate fregà perché indietro poi dopo non si torna. E questo è il discorso, indietro non si torna. E noi lo diciamo sempre, lo continuiamo a ribadire, soprattutto ai ragazzini, ai ragazzi più giovani, che vedono degli idioti che seminano qua e magari emulano. E allora noi ci arrabbiamo, ci avveleniamo e tutto questo c'ha un senso. Buonasera a tutti, ragazzi. Grande Simo. Bello Sandrino. Mick, basta che leggi su Google, metti Daniele Scardina. Piano, Poi c'è da dire che non sono anche cose che comunque è brutto da dire, però te le puoi riportare nel senso col tempo che magari all'inizio stai bravo. bene, poi.
Non te ne Bravo accorgi. Simo, bravo Simo. Ci Il sono le problema partite, no? è già. C'è qualche novità, qualche aggiornamento su... No, No, fino a domani al mattina non ti momento diranno nessun niente, è impossibile. aggiornamento. Regà, però io quello che so per certo è che la situazione non è delle più felici. Noi veramente con tutto il cuore per Daniele, perché è un bravissimo ragazzo. Poi nei momenti più bui di una persona, uno dice sempre non vi potrà piacere come Pucci, quello che volete voi, ma Un l'uomo è cazzo un'altra tuo, cosa. no, L'uomo è questo un'altra cosa, è uomo un a bravo tutte ragazzo e non merita sta situazione di merda. no. Guarda, a me una volta che mi è successo che mi ha toccato proprio tanto una cosa del genere, non so se vi ricordate quando è successo a Bufragash, ragazzo sempre No, se... del Genoa, no, Sedic, che stava a fare guanti con i Coldi. E tra l'altro lei è stato salvato dal maestro, che è stato un grande, perché il maestro era un dottore. Come ha visto che c'era qualcosa che non c'era, insomma, gli ha fatto subito un primo soccorso e è riuscito a portarlo in tempo all'ospedale. È stato parecchio in coma, però si è ripreso. Regà, Però vi è posso dire una cosa? stato Guardate, un grande maestro, ultimamente mi ha detto una cosa che io non ho mai, sinceramente, non ci ho mai pensato. A metà del match, tante volte, ti chiede che giorno è oggi, dove stai, quanto fa 5 più, quanto è 5 più 5, ma non è che sembrano cose stupide, ma queste cose qua ti fanno capire se la persona è lucida e comprende quello che sta facendo e se sta bene. A che ripresa stiamo? Quante volte l'hanno A detto? che ripresa stiamo, tutto quanto. E sono cose importanti. Queste sono cose che tanti danno per scontate, ma sono cose importanti, porca di quella troia. Famo uno sport pericoloso, è inutile nascondersi dietro un dito, regà. Il pugilato è pericoloso. Pugilato è uno sport pericoloso. È inutile che diciamo che il pugilato è uno sport che non è pericoloso. Come tutti gli sport da combattimento. Sono pericolosi, regà, sono pericolosi. È inutile che se nascondiamo, sono pericolosi. È uno sport pericoloso. Però. Si deve fare con tutti i carismi, con tutte le condizioni di causa per farlo. Però scusa, Da posso dire una quando uno cosa? sale sul ring sa quello che va incontro. Ovvio. Vai, vai, scusate, ogni tanto mi faccio No, chiamare. sì, il pugilato è pericoloso, però non vorrei che magari la gente pensa, cioè, appena voi pugili dite che il pugilato è pericoloso, se pensa che ecco, è uno sport estremo, allora mi fio, ce lo porto, perché vorrei dire una cosa, è pericoloso pure il calcio, ragazzi, è pericoloso il calcio, è pericoloso. Ok, io volevo dire sta cosa perché magari poi si fa presto, No, no? no, Ma no, per no, non è dare giusto, sa. capito? Innanzitutto voglio dire una cosa, che nessuno ti obbliga a combattere, quindi nessuno ti obbliga a salire su ring, nessuno ti obbliga a fare guanti, nessuno ti obbliga a fare niente. È una scelta personale di ogni singola persona quello di andare a combattere, di fa sparring, eccetera, eccetera. Quello che dico io però è un'altra cosa. È che le visite sono importanti, sono importantissime nel pugilato le visite mediche, ragà, soprattutto delle visite specifiche, perché quanti di voi che combattono hanno mai fatto un'angiorisonanza? Voi dite che cazzo è l'angiorisonanza? È una risonanza importantissima a livello cerebrale perché ti fa vedere anche quelle cose che magari tu c'hai congenite e che manco sai d'avere, perché È nella vero. risonanza cerebrale neanche la corolla neanche si vede, regà, l'ho fatta io in prima persona, lo posso garantire. Nell'angiorisonanza vedi tutto quello che non vedi in una risonanza. La risonanza dice che stai bene, l'angiorisonanza ti fa vedere tutto quello che è il tuo cervello. È importante, sono 150 euro, sti cazzi, sono 150 euro spesi bene, sono 150 euro per la vostra salute. Regà, tutelatevi. Che se non vi tutelate voi stessi, non vi tutela nessuno, il maestro sì, però il maestro era sempre fino a un certo punto. Ma questo è Come pure stai una tu? cosa È quello che penso io, regà, vedo gente che perdonatemi. fa i guanti tutti i giorni, è una cosa che secondo me non sta né in cielo né in terra. Sbaglio. Cosa mi? Dico, vedo gente che fa fare i guanti ai ragazzi tutti i giorni, è una cosa sbagliatissima. Ma che cazzo? Proprio guarda, ti giuro, che te lo dico? Sto proprio male, guarda. Sì, io sono Bruce, senza. come Ho stai? Oh, letto regà, anche tu? perdonatemi, mi è cascata a me, mi sa. Ho Sì. avuto un abbassamento io.
Qualcosa di Purtroppo. male, raga, tutelatevi, tutelatevi, i guanti tutti i giorni, come diceva bene Mirko, non si possono fare. Bisogna sapere recuperare. Non siete eroi se fate i guanti tutti i giorni. Voi dice, io faccio i guanti 6 giorni su 7 e poi dopo tanto, dopo raccogli quello che hai fatto, finché sei giovane è un discorso, ma quando comincia a passare un po' il tempo, poi se comincia a sentire, tante cose si sentono. Poi una cosa importante pure, vabbè, che lo dico spesso e lo voglio ricordare, prima e dopo i guanti, regà, non date retta, non beviate, state male, non fate i guanti, non che beviate antinfiammatori, oli, zero, zero, ma non è quello che dico io Mirko, è quello che dice la scienza, No, è no, no, è modo di lavorare, importante. Bravo, capito mi. come? Prima e Bravo. dopo, acqua calda, saune, antidolorifici, regà, state proprio bene, dite gli armi, i guanti mi fate, non è Ma morto mai infatti, nessuno che non fa i guanti, eh. quante volte uno non se la sente di farli per qualsiasi cazzata, Però è meglio magari li non fa siete prima. meno, non siete meno deboli, non siete meno deboli se quel giorno dite no perché non state bene. Infatti. I guanti e i match, soprattutto i match, quando vi si organizza un match, se non state bene, non salite sul ring, non ci salite, non vi danno la medaglia al valore. E eroi stanno. Mi nonna diceva sempre: eroi stanno a prima porta, e non era sbagliato come Adesso detto, molto bene, è capito? così. È così. È Capito? andato Quindi di qua. non ve pensate, sapete di no, sapete tutelarvi. Si combatte quando si sta bene, quando si sta in forma, quando c'è la possibilità di combattere. Se no. Aspetta, però, beh, una cosa che tenevo a dire è che magari mo può sembrare che stanno a fare così per dare, diciamo, una colpa a Scardina, niente. Nessuno lo No, fa no, più no, ma così. te che io. No, però magari che tipo che stava a fare i professori, capito? Nessuno No, sta no, di non. questo, stiamo solo a cercare di No, stiamo a ricordare ribadire quello che ribadimo da tanto tempo. a chi si sta a sentire che purtroppo i sbagli si fanno, ma non si fanno fare sbagli a questo livello, capito? Quindi, regà, la capoccia sulle E spalle. a prescindere perché, attenzione, a prescindere perché noi non sappiamo veramente nulla di Daniele, come sia successo, in che modo sia. Noi non sappiamo nulla. Semplicemente stiamo ribadendo quello che ribadiamo tutte le volte qui e che ci hanno pure attaccato e che ci hanno buttato pure in merda su quello perché diciamo Ha queste preso uno spunto dal fattaccio che è successo stasera, purtroppo. E mi viene il nodo in gola perché se può, Sì, poi il brutto è che poi non riesci manco a dormire perché aspetti solo di sentire Raga, le. c'ha 30 anni Daniele Scardina, eh. Sembra brutto, no? Sembra brutto, però. Ragazzi, castino. No, ma sembra tutto, ma voi non vuoi, ti immedesi. Una cazzata, io Sì, stasera ho è fatto i vero, guanti, no? assolutamente Stasera ho vero. fatto i guanti con fiaschetti, 6 riprese, comunque i colpi scappano, poi siamo una piotta, cazzotto è. Perciò se pensi, ti immedesimi e dici Minchia. Certo, cazzo, e pensi tutto, no? Perché è normale, no? poi Io, ti senti succede a me, strano. oh ma porca miseria, cioè, uno comunque pensi, ho 3 figli, cioè, è brutto, Ma ragazzi, è sai, volevo fare una domanda brutto, proprio su questo che sta di Mirko, no? brutto. Nel senso, mo purtroppo speriamo che Daniele riesca a passare tutto quello che sta succedendo adesso, lo spero. Sta cosa, come vi riporta Basta, ha finito. Ha finito. domani a voi, come vi No, riporta a a voi, noi. a rifare i guanti, a rifare, cioè, come state con la testa? Siete Regà, ti preparati? posso dire una cosa? Allora, per quanto mi riguarda, spesso mi La fermo a domanda che c'è riflettere. dentro, sapete quello che No, 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 pensate. per quanto mi riguarda io che te parlo a 44 anni, queste cose qua che accadono, tante volte mi dovrebbero fare e faccio un'autocritica a me stesso, che forse dovrei un attimino cominciare a pensare di ho fatto 25 anni di pugilato, fortunatamente. Mi sono fatto male seriamente, però alla fine è come qua. Quindi dovrei pensare di forse è arrivato il momento che c'è cioè, tutto un inizio e una fine. Magari se fino a mo' è andata bene, andiamo a cercare. Insomma, non è il caso, se dica la sincera verità. Però poi, regà, non so voi, poi c'è l'altra parte di Tu te stesso che. comunque mo te stai a preparare pure all'incontro, insomma, no?
Quindi stai al massimo. Allora, JR, senti, stasera nel caso, amico mio, stasera Ti ci posso dire una rompevo per cosa? caso. Se Ti mi hai posso dire una bannato, cosa? Stasera non è no. proprio per caso, guarda, ti posso dire una cosa. Stasera non è proprio per caso, manco te butto fuori. Però ti prego, stasera non è proprio per caso, Fero, non Fero. Stavo a Aspetta. parlare di un discorso talmente serio che non ce ne frega un cazzo del Fero, del Mitra, del Bazooka, del Cararmato. È un discorso talmente serio che, guarda, se vuoi, vabbè, lasciamo Che perdere, dai. mi bannassero, che facessero male, ma che mi succede il cazzo a Junior Leo? Famo così. No, Alfero, metto tu qui, porto le camicie così me ne stiri. Vaffanculo, sta parlando una cosa seria sto Ma non mongoloide. bisogna manco rispondergli, sti falliti del No, cazzo. veramente ragazzi, chi sta in live, chi vuole ascoltare una live seria questa sera perché è successa una cosa seria e grave, bene, se no poteva andare da un'altra parte, è pieno dei coglioni, c'è un sacco di cazzate, raga, vanno a divertirti là. Scusami, dicevo di scusa, t'avevo chiesto, Demo, che comunque te stai pure a preparare comunque seriamente, non dei molla un cazzo, no? Come l'affronti? Se vuoi rispondere, non so se è una No, ma domanda che ti porto proprio. no, non so, non so, però comunque a noi comunque conosciamo Daniele, non solo sui social, conosciamo comunque Daniele pure dal di fuori. Da, vieni qua. Comunque c'hai qualcosa che ti piace male, no? Come stava a dire a Simone, io pure stasera ho fatto i guanti e sei ripreso con fiaschetti, fenomenali, e poi dei medesimi nella parte, capito? Quindi È non lo so, tosta. non lo so, però. È brutto, però. Perché all'inizio ho È visto, brutto. io, perché io ti spiego, io all'inizio ho visto il post della federazione di Alberto, però pensavo fosse grande Daniele per il match, capito? Come per dire, No, sì, no, poi, no, io perché poi però, non ho. poi però ho detto, però mi sembra strano, gli ho scritto ad Alberto, come mi ha detto lui, mi sono comparso tutte le cose, e mia, minchia, come l'ho Ragazzi, letto. posso dire una cosa? Secondo me, ma questa è una mia idea. È una mia idea, Non è oggi il problema, cioè Esatto, nel bravo. senso che non è che te vai su, sì, può capitare, ma regà, difficile che capita in un match, figuriamo se uno sparring che c'è il casco, i guanti grossi, non è, secondo me, non è successo oggi, ma è una serie di conseguenze dovute a tante altre, magari sedute di guanti dure, che te porti nel tempo, magari una perdita di peso e di liquidi importante. Regà, è una Certo, serie di fattori, non è può essere oggi anche i un minimo, guanti. può essere anche un minimo trauma riportato dall'ultimo incontro che Bravissimo, non bravissimo. si Può essere è, anche cioè, quel giorno quando ha fatto il che match con magari era stanco, De stava male, tutto, Carolis. si è riportato. Beh, tante cose, Simo, bravo. Può essere pure un trauma che si porta da quando fece con Può essere Giovanni. che era il più Cioè, debole. tante cose, regà, tante cose. Ma ragazzi, a me è un colpo. Quella di oggi è stata la famosa goccia che ha fatto da bocca al vaso, secondo me. Alberto, gli sto infame, per Capito? favore. Tutta una serie di cose, quello. Ma io. Dai, basta, ho bloccato, mi ha rotto il cavolo, regà, dai, Ma basta, sta a dai, fare basta. culo, ma che Basta, davvero. dai. Abbiamo detto pure, abbiamo detto bene, abbiamo Ma detto male, guardate continua a male. dire io. Ma sta a fare Allora, culo. vi spiego una cosa, Ale, ti spiego una cosa. Guarda Dopo là il che male che KO, fa. quando tu subisci un KO, tu naturalmente hai le visite di reintegro. Quindi tu devi fare l'elettroencefalogramma, devi fare tutte quante le visite, quello che so. Però, esempio, se hai comunque subito un trauma importante, spesso nella risonanza cerebrale tante cose non si vedono. Bisogna fare delle visite più approfondite, capito? Quindi io non so di che è stato quello, oh, attenzione, però, regà, può essere anche una perdita forte dei liquidi che ti può dare delle problematiche cerebrali, cioè c'è una serie di fattori che sono talmente ampi che noi non conosciamo perché non è che viviamo tutti i giorni Esatto, esatto, esatto. con Daniele, non lo sappiamo, può darsi pure che ha fatto 3 giorni i guanti duri e non lo sappiamo, cioè può darsi che stava male, magari c'aveva febbre, è salito cafè, non lo sa, regà, non lo sapevo. Non lo sappiamo, vi dica la verità, non lo sappiamo. Che ha detto Calida? Che secondo lui, eppure secondo me, già il match di Porto Scarpina
sarà stato il peso, sarà stato quello che è, ma io non avevo visto Daniele Brillante, ad esempio, che Io sono conoscevo. d'accordo, raga, io sono d'accordissimo e sinceramente ho dato quel momento, forse all'emozione di ricombattere una serata importante, cioè nel senso che non ho dato, cioè oggi, però è passato tanto tempo, raga. Sì, ho visto poi un Daniele che non era un Daniele di sempre, però dico pure che ha perso tanti chili, dico pure che c'era una serie di situazioni che non lo permettevano di farlo star lucido come è sempre stato, raga. Però E vabbè, comunque il signor quello è pure quello, Arrabetto, se poi vuole magari dopo salire, visto che se, scusami, voglio dire al signor Arrabetto che se vuole salire, può salire tranquillamente. Anche perché adesso i live si possono fare in 9, chi era Bed? raga. Khalil El-Arab, Se no se neo ne va a casa, che poi trionfatore c'è del titolo lui. IBF. Ah. Arrivo No, dubbio. Alessà, non si sapeva che faceva sparring. Ma non c'entra un cazzo Però poi, Ale, cioè, nel senso. sinceramente, secondo me è indifferente. Oh, sì. Ah, no, è Peppe. Pensavo. No, devi salire significa che devi mandarmi invito per salire. Grande Marco. No, non devi salire, devi solo mandare invito, rimani sul divano. Al limite ti porto sul divano, che te devo dire? Ma è sicuro, è stato un colpo da Daniele. Cosa vuol dire, Giova? I fattori sono tanti, secondo voi alcuni soggetti di social capiranno che ci sono colpe e non si scherza. Guarda, Ricca, è quello che noi cerchiamo di dire da quando siamo nati qui, è che tutti ci prendono in giro. E, no, o meglio, non è che a noi ci prendono in giro, che purtroppo pensano di avere la verità assoluta fin quando non succede qualcosa di pericoloso e brutto. Purtroppo oggi è successo a un pugile professionista vero, controllato, e nonostante tutto è successo a lui. È per questo che diciamo ai ragazzi, non imitate questi idioti, questi deficienti che neanche hanno le A me, visite. Vi ho senti, mandato due audio mentre dove beh, chi era presente racconta l'accaduto, Albè. anche a me me l'ha detto, ci ha parlato un frago meni, Matt. Scusate un attimo, voglio sentire l'audio di. Sì. Vai, vai. Te come stai, Simo? Tutto bene, Sandri. Calcola, devo un messaggio a sti giorni. Ho detto a Matteo perché non mi ritrovo il numero. Invece ho visto che c'avevo e si eravamo messaggiati. Se stavo sti giorni, devo scrivere. Infatti, mi ha girato Matteo. E Meno stai a me, un male. po' che poi sentivo. Sei sparito, eh? C'hai da fare. Vabbè, no, ma non Lo stavo so, lo so. usando un cazzo di social. So io te lo cerco a te adesso, te stai a preparare, stai quindi. Non ho scritto, non sto usando minimamente i social, il TikTok, roba Lo così. so, lo so. Apposta t'ho detto, no, no, so io che me sono interessato a scrivere, infatti scrivo sti giorni. No, sì, guarda, adesso sono un attimo in Sardegna, sono venuto a risolvere un paio di cose. Ma ha detto Matteo, infatti volevo scrivere in privato per sapere Sì. insomma com'era, se era tutto a posto, se era tutto Sì, ok. sì, sì, sì. Poi faccio i Ok. guanti, faccio gli ultimi guanti qua, poi ritorno a Parma. E poi sei quasi pronto, dai. Sì, finisco la dieta e basta. Mentalmente come stai? No, per mentalmente sono tranquillissimo proprio. Tranquillo. Sì, l'avevo già sentito, e sì, già l'avevo sentito perché me l'avevano mandati, sì, sono gli stessi più o meno, comunque sì. Cosa? Gli audio di quello, insomma, di quello che è Ah, successo. ok. Quindi, ma è successo che stava, da quello che si dice, che stava a fare i guanti, ha preso due colpi pesanti, però purtroppo non, cioè, nel senso era un periodo che non era, che non, secondo questi messaggi, che comunque non stava al 100%. Quindi ora andiamo a capire.
Oggi noi non siamo dottori, non siamo medici, non siamo niente, non siamo nessuno. Quello che dico io è che forza Daniele, speriamo che si rimette presto e basta, punto e basta. Il resto di come è successo, come non è successo, secondo me c'ha poco valore, no? Cioè, perché tanto pure se ha preso due colpi, è andato giù, è successo quello che è successo, che cambia? Cioè. Ormai è successo. Sì, ma anche questa cosa che stava male, cioè, anche lui ha sempre avuto il cuore a manetta, nel senso coraggio, eccetera, però se stai male, cioè, non stai in forma, che cazzo fai Raga, qua? posso dire una cosa? No, voi non so se siete d'accordo, e c'è anche qua un maestro che è qua sopra. Per assurdo, raga, nei match, tra virgolette, sei molto più tutelato e c'è meno rischio di farsi male che durante gli sparring. Ma vero, Vero. infatti si fanno tutti male più negli sparring che nei match. Allora, che sei l'abito, che sei più Ma tutelato. anche mentalmente lo vivi completamente diverso. Ma certo, se abbiamo meno colpi durante un match che durante lo sparring, secondo me. Anche secondo me. Perché lo sparring magari provi delle cose che al match non provi. Io vi dico una cosa, innanzitutto che negli sparring spesso si fanno gli sparring con magari con pesi differenti. Questa è la prima cosa, che spesso ca capita, che poi fa, poi nello sparring spesso sei in preparazione, quindi magari stai a tagliare i liquidi, stai a tagliare le cose e quindi i colpi sono molto più amplificati, cosa che non succede al match. Magari sei più debole, non sei più. Io sono di questa opinione che spesso ci si fa più male nello sparring che nel match stesso. I danni cerebrali possono causare la morte. Eh sì. Purtroppo sì, e purtroppo possono causare anche delle lesioni importanti. Però non ci penso. Non ci voglio manco pensare, da, voglio solo che se domani mattina se svegliamo tutti e che sta bene Daniele e che è tutto a posto. Cose che non si dovrebbero mai sentire queste. No, scherzi. Purtroppo però, come dice Sandro e come ha detto prima Sandro, è una cosa che succede in tutti gli ambiti, in tutti gli sport, attenzione, non è che succede solo nel pugilato, succede nel rugby, traumi cerebrali che si creano nel rugby sono 10 volte di più quelli che nel pugilato. Leggevo delle statistiche. Nel calcio succede che stai a giocare a pallone, ragazzi, viene infarto, rimani là, come è successo a Morosini, come è successo a tanti giocatori. Perciò voglio dire, sì, nel pugilato fai a cazzotti, però succede dappertutto. Assolutamente sì. La cosa brutta che ho visto Sì, ma è a quando uno. diciamo lo sparring, magari in palestra non sempre stanno sparring partner del tuo stesso peso, quindi magari fai uno che pesa un po' di meno, uno che pesa un po' di più, anche per varia persona, capito? E se fa, se usa, è sempre Io ti dico la partner. verità, io anche da poco ho fatto guanti con uno che pesa molto più di me, eccetera, sempre professionista, perché, però ovviamente lo ammetto che non è assolutamente una cosa giusta, ma Sì, quello che dico io a non è prescindere che giusto. sei più bravo, Però che si sei più immagina. scarso, cioè i colpi Capito? comunque, Arrivano. cioè, certo, cioè, comunque anche Arrivano. fare E con un fanno 80 kg, male. con un Che se altro. scarica uno della piotta e passa, Ci ecco, sta che io questo. magari in quel momento sono 72 kg, per dire, e io faccio i guanti con uno di 81, che comunque sia, tu dici, vabbè, cosa saranno 7 kg, 8 kg? Il caso, Sì, sarà se tu non sei nel piccolo. tuo peso, e lui sì, La cosa giusta è purtroppo. aumentare il tempo adesso che Si va a scarica. giocare. Una cosa giusta è aumentare il tempo adesso. Vabbè, quello è sicuro. E tra l'altro il tempo è uno che ne via voglia dei cazzotti. Infatti, esatto, alla fine la box migliore è quella che prende meno cazzotti proprio per questo. Moreno, guarda pure la Muay Thai che poi è uno sport molto duro, molto 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 duro. Raga, non lo so, io che vedo di...
Mio fratello fa boxe agonista, quindi 17 anni, è molto bravo. Quando sento questo ho molta paura. Davide, è comprensibile, ma È come dire comunque sia che un tuo figlio magari non gli compri lo scooter perché un giorno non hai sentito uno che è caduto. bravo. Cioè, purtroppo in qualsiasi cosa che si fa Ragazzi, stavo tutti in braccio al Signore, qualsiasi cosa. non Sì, puoi diciamo che non puoi non fare niente per la paura è pure vero quello che cioè, sta di Simone, cioè voglio comunque sia dire, è non lo pure una puoi questione cioè, di magari diventi casualità, di esatto fato, di quello che prepara a voi, destino. Cioè, nel senso che io non è che non posso andare in moto perché ho visto Stoner cadere a 200 all'ora, cioè. Timoncelli, quello che è successo, Capito? ora Purtroppo. sì, i miei guanti hanno fatto i Sai cos'è il brutto? Che comunque ormai viviamo in un mondo dove la gente ha paura di essere più criticata che più. Nel senso, tutti vogliamo fare le cose per paura di essere criticati. A volte, tipo, io ho una paura di dire no, io non faccio i guanti per avere la paura, se sta magari un po' così, per avere la paura di essere visto come quello che in quel momento magari ha paura, quando invece magari il gioco li farebbe. Purtroppo questa cosa a volte a tutti gli sportivi e non solo i pugili, un po' come si guarda, dice, ti ferma un po', capito? Perché tu dici questo, mi dicevo che c'ho, che magari non ho fatto i guanti perché ho paura. Invece, magari in quel momento uno ha un mal di testa atroce e non vuole rischiare per i cazzi suoi, capito? Abbiamo troppa certo. paura di essere giudicati, purtroppo, in questo Però un paio di mondo, giorni capito? fa parlavamo col maestro, io ho detto io i guanti i voglio fare, i guanti buoni, veri, una volta a settimana secondo me basta. Ma sì, anche secondo me, se fai i guanti, ma alla fine, cioè. Ci sta anche se li fai due volte a volte, però io penso sempre sono sempre nell'idea che bisogna fare i guanti sia normali, quindi tecnici, dove ovviamente non devi usare la forza, quindi usate tecnica, ci si tocca, ovviamente si usa più la velocità, si guarda il colpo d'occhio, le schivate, questo e quest'altro, e poi fai i guanti seri dove ovviamente i colpi scappano, ma è giusto anche così, perché comunque ti devi anche un po' ambientare a tutto, però. Cioè, non, io adesso, prima non vedevo l'ora tipo da piccolo di salire sul ring e scazzottarmi. Ora ti posso dire assolutamente che secondo me non ha senso che faccio i guanti tutte le volte dove devo finire la quinta, sesta, settima ripresa che sto scendendo a giramenti di testa, capito? Non ha più senso. Grazie DNA, grazie. Soprattutto se voglio avere, se voglio avere una carriera, ovviamente non posso rincoglionirmi per gli sparring e non per i match, capito? Giusto. Con tutto il rispetto. Aia, petto di pollo ci chiede di salire. Alla petto, cazzo. Non sembra che noi, no. Ciao a tutti, ciao Simo. Oh, grande petto. Ciao Dan. Tutto bene, ho saputo anch'io la notizia di Scardini. Sono rimasto sconvolto perché da uno sparring succede una cosa tragica, che ho saputo anche che il ragazzo è in coma, e questa notizia mi ha veramente sconvolto perché non deve succedere. No, Ma non dovrebbe. Io intanto sto a vedere se ci sono aggiornamenti. sì, ma infatti Guarda, Emiliano, cos'è che è? oltre ad Non avere è che il non testo. deve succedere, è inevitabile secondo me a volte, ma come stiamo a dire fino adesso su tutti gli sport, nel senso magari non è lo sparring che hai fatto la sera stessa, ma è un cumulo di tante altre cose che non stanno Esatto. più tu, capito? E quello è il Poi problema, che è volevo una dire cosa una cosa. inevitabile, la cosa più spaventosa, che è inevitabile. Poi, siccome ogni tanto leggo dove tutti dicono: ma con chi stava facendo gli sparring Scardina? Ragazzi, non c'entra niente con chi stava facendo lo sparring, nel senso che se in quel momento ha preso quel colpo lì, che sia stato da uno fortissimo, da uno più scarso, eccetera, non c'entra assolutamente niente con chi stai facendo i guanti, cioè, nel senso che se io sto giocando a calcio, non è che se sto giocando con la Juve cioè, non mi faccio male, se sto giocando col Milan mi posso fare male. L'esempio giusto è una Questo non c'entra un pallonata per il cazzo. campetto, è la stessa pallonata della Esatto, Serie A, cioè, non la c'entra potenza niente, del, ragazzi. indipendentemente Non chi ci lo interessa calcia. minimamente. Non ci interessa minimamente chi stava Portici facendo i guanti. come pro contro, tipo nella MotoGP uno cade, viene investito, non solamente nel pugilato ci sono queste cose, in tutti gli sport, magari nel calcio uno prende una botta in testa, sente male, va in coma. Il Sia con mister ha detto una Alessandro, cosa giusta.
No, è la Vince, stessa ha cosa detto perché se proprio prendi quel colpo, no, Alessandro, è la stessa cosa perché il colpo in testa, se, doveva restare, se stava così dopo quel colpo, lo sarebbe stato a prescindere, perché vuol dire che in quel momento la testa aveva quel problema, appunto. Cioè, anche, magari non gli succedeva, brutto da dire, magari non lo poteva avere oggi, ce l'aveva domani, ma una volta che hai un problema così dentro nella testa di un colpo del genere... Non puoi... Mac, non penso che cioè... Scardina saliva sul ring perché ha... I non guanti li ha sempre capisco quello che hai fatti, scritto. cioè come noi tutti i pugili, noi facciamo i guanti tutte le sere. Scardina lo conosco dal 2015 che mi c'è in America, ha fatto guanti assurdi con i migliori campioni e non ha mai avuto un problema, anche con gente molto più forte che puoi trovare in Italia, ora come ora, a mio parere campioni del mondo, eccetera. Eppure non ha mai avuto un problema. Ora sicuramente era in uno stato che era molto più debole a livello di quel... Non sappiamo noi appunto come ha detto Albe, come sia andata, può essere di liquidi, può essere un colpo quello di avuto da Giovanni che non è stato accudito bene, un sacco di No, no, cose. Mac, ho detto solo che può succedere, non penso che... Ma può succedere a chiunque, in base allo stile che hai, Alessà, immagino. aspetta un attimo, quando fa rugby mica è fortuito la botta in testa. Vai a leggere le Sì, ma statistiche, il rugby è uno degli sport che crea più traumi di tutti quanti, eppure non si che sa mica infatti, storto in testa, assolutamente, che assolutamente. discorso è? Che te lo dico? Non lo so, regà, non lo so, vi dico la verità, non lo so e non mi sento neanche di Infatti, darmi il purtroppo non pensiero. possiamo saperlo perché noi magari pensiamo una cosa, poi è tutta un'altra. Quindi è inutile che stiamo a dire chissà cosa, non lo possiamo sapere purtroppo. Quindi Ale, quello che ti dico, comunque sia, non è perché uno fa pugilate, allora, beh, sicuramente ci avrai più possibilità di avere traumi in testa nel pugilato che nel calcio, quello sicuramente. Però detto questo, rapporto, se vai a vedere statistiche, rapporto incontri disputati e infortuni cerebrali Esatto. è una percentuale talmente minima che è ininfluente. È come quando casca un aereo, è vero che muoiono 300 persone, ma quanti aerei cascano e quanti viaggi ci stanno durante l'anno? Cioè, è talmente influente che fa notizia, ma nel fare notizia non è la notizia. Cioè, questo Esattamente, la dico. stessa cosa, esatto. Ma portava il caschetto? È come dire quanti vincono il Super Enalotto, cioè. E quanti ci Bravo. giocano, cioè la Adesso, stessa guarda, ho cosa. letto tutte le statistiche, le cose, eccetera, eccetera, però rientrano in quei casi. Come ti dico una cosa, ti dico la statistica. Persone che dopo un ematoma cerebrale sono tornate a combattere statisticamente e sono morte dopo aver preso un ematoma cerebrale nel mondo, e diciamo tra virgolette fanno scuola, sono 8 o 9 persone. Te lo dico perché conosco bene la situazione. 9 persone che dopo un ematoma cerebrale sono tornate a combattere. E sono morte sul ring 9 persone nel mondo. Quindi, diciamo, la media è talmente bassa che purtroppo, però, naturalmente fa notizia perché è un pugile, perché fa cazzotti, perché piega cazzotti, eccetera, eccetera. Sì, ma infatti stavo leggendo certi commenti, veramente, Sì. a parte i falliti che scrivono, e adesso hanno battuti nel caso, infatti un paio gli ho pure risposto. E poi un'altra cosa... No, non è vero, Taz. Te posso garantire che non è così. Non è così, si può combattere tranquillamente dopo. Dipende che tipo di ematoma hai avuto. C'è stata gente che aveva le placche in testa e combatteva. Quindi. Mo mi ha mandato un messaggio Matteo che mi ha... Spero che Sì. non sia come mi ha detto lui, perché... Quello di un saluto. Io In che spero di senso? no... spero di non leggere una cosa così. No, Spero se è così, raga... ma è molto critica la cosa. Ti giuro, queste storie mi fanno scendere proprio le lacrime, perché mi medesimo talmente tanto, e oltretutto un amico del genere... Che non ho neanche parole qua, sinceramente non mi va neanche di dire niente. Purtroppo un po' le voci che si rincorrono adesso, sti minuti, Non non voglio so, parlarne credo che più. non so tanto buone.
Ho letto pure io, Comunque c'è da sinceramente. dire una cosa, che io penso anche che una cosa che non capirò mai nel mondo è che le persone più si comportano bene, più a volte più leggi queste cose. Invece quelli che si comportano male, cioè è brutto da Sempre. dire, però Dai, i detti non sbagliano mai. è allucinante questa cosa. L'erba cattiva non muore mai, È purtroppo. allucinante questa cosa, ragazzi, più fai del Infatti l'hanno bene, portato. più Posso fai del... garantire una cosa, che io ogni volta che ho chiamato Daniele, ultimamente ci eravamo sentiti perché doveva intervenire qua su TikTok, perché se stavamo a prendere in giro gli avevo detto dai, intervieni pure te e tutto quanto, e mi disse c'ho le chat qua, non so tanto social io, e doveva intervenire, poi un po' di cose, c'ho avuto un po' di cose da fare. E dedica la verità, io spero Dio veramente, per chi crede, per chi non crede, tutto quello che prepara a voi, che possa veramente domani mattina se svegliamo e Daniele sta bene, perché a prescindere dal pugile, da quello, è veramente, e questo l'ho sempre detto anche quella, è veramente un bravo ragazzo che veramente ha una vita difficile alle spalle. Che si è sempre prodigato per il prossimo, non ha mai detto di no a qualsiasi cosa, è proprio veramente una bella persona. Vi posso assicurare che è una bella persona, e mi fa ancora più male questo, perché è veramente una bella persona. Comunque, ragazzo dei 30 anni. Comunque, finché non dicono i medici e non abbiamo certezza da persone che veramente ci sono dentro, io non ascolto niente. No. Continuo a pregare. Che nel notizio ufficiale uno aspetta, prega, Sì, però no, no, perché a volte magari anche le... delle voci che girano non si deve mai dare, capito? Purtroppo adesso qui ho visto il dolore, insomma è una preghiera perché quando è così Io non dormo, 100%. uno bisogna solamente pregare, unire i momenti, speriamo che va tutto bene, cioè, che domani ci svegliamo almeno in condizioni buone. Mannaggia. Niente, è difficile pure continuare a parlare, dico la verità. Sì, è vero, quello che ti sto dicendo. Una cosa brutta è successa, una cosa brutta, brutta, brutta. Porca Diciamo che il puttana. 2023 è cominciato l'olio col botto. Mamma mia, lascia verde. Io Lascia verde. veramente tante volte rimango senza parole. Poi comunque ci ho Non vissuto trovo neanche tantissimo. le parole per poter esprimere rabbia, No, esatto, ma anch'io. cioè veramente, veramente la rabbia che uno c'ha dentro, perché poi alla fine. No, io ho i brividi, raga. Io non so parole, cioè ho i brividi. Poi quello Posso che dire una dici. cosa? Che nonostante tutto, Daniele ci ha avuto le palle vere di caricarsi sulle spalle tutto quello che è successo dopo l'incontro con Giovanni De Carolis, perché è stato distrutto mediaticamente da tutti. È stato un ragazzo di 30 anni che si è preso veramente sulle spalle tutta la situazione e è andato avanti. Quindi solo per questo merita un enorme rispetto da parte di tutti a prescindere. Rispondi, Blu, Depe. Daniele Scardina. Mamma mia, raga, che difficile. Difficile così è. Difficile veramente, per tante cose. Brutta cosa, brutta situazione, brutta cosa. Io sinceramente, veramente, No, non io c'ho penso pure a parole. quelle persone che comunque stanno là e che hanno Al momento è in assistito. prognosi riservata, Lollo. Non trapela niente se non punti non ufficiali, regà. Dico pure È chi sta là, tutto un diciamo, passaparola tra di noi che stiamo a cercare di sapere semplicemente
come sta. Basta, ci interessa solo quello, che stia bene, poi il resto non ce ne frega un cavolo. L'importante è che sta bene e che ci dicono che è fuori pericolo. Al momento la situazione è abbastanza complicata. Mamma mia. Caletto, Andrea. Andrea. No, mi stanno a scrivere, raga, c'ho un albero di Natale, porco puttana. Rispondo a 2000 messaggi che mi stanno a scrivere. Mario, non c'entra niente. Sì, Sì, Andrea, così. Andrea. Andrea, Daniele Scardina, se no, Daniele Scardina, basta andare su Google e leggete quello che c'è scritto. Sì, stava preparando un match perché avrebbe dovuto combattere a brevissimo contro Spera. E a breve, e naturalmente era un match di rientro, quindi si stava preparando. Comunque io vi posso dire una cosa, che no, ma che Andrea, ci mancherebbe, perdonaci te, siamo un po' concitati dal momento, chiediamo umilmente scusa, ma è veramente una persona a cui vogliamo tanto bene, non è solo un pugile, ma è una persona veramente che ci teniamo tanto, quindi vi chiediamo scusa se spesso magari rispondiamo anche un po' stizziti dalle cose, ma credetemi, è il momento che stiamo un po' tutti vivendo, che ci ha un po' lasciati senza parole, con tanta rabbia addosso, purtroppo con tanta rabbia addosso. Simo, fratello, scusate, ti chiedo una cosa. Ci stai? Ha lasciato un attimo. Ma vabbè, ma stava la stessa serata di Simone, Sì, del 24, eh? Se è non là. sbaglio. Vero? Che situazione di merda, regà. Arrivo. Brutta situazione. Speriamo solo che arrivano notizie positive e che possiamo riabbracciarlo presto, ma tutto il mondo del pugilato, tutti gli affetti, le persone vicine, le persone amiche, lo vogliamo qui con noi, quindi l'importante è che si rimetta presto. Del pugilato non ce ne frega un cazzo, regà. No, no, questo è tutto extra sport, ragazzi. Qua si parla di persona, del ragazzo. Ma penso per chiunque esso sia, regà. Per chiunque esso sia stato, sinceramente, del valore del pugile, poi a un certo punto te ne fotti, te ne sbatti. È un figlio, è un amico, è un compagno, è tutto. Quindi del pugile frega veramente poco. Cioè del valore del pugile, tutto quanto frega veramente poco. Ma Robè, speriamo veramente bene. Regà, scusate, insomma. Delle mie parole proprio stavo iniziando. Eh no, ma non sai come approcciare, capito? Non sai che discorso intraprendere. L'unica cosa è l'attesa che ti sventra. Esatto, bravo. È l'attesa che ti sventra, perché, come ha detto giustamente adesso Alberto, ragazzi, oltre al valore del pugile, è un uomo, è un ragazzo, è un amico per chi ci ha condiviso qualcosa e ci A condivide. Capito? È tutto insieme. me mi dispiace perché comunque Così, ma pure se fosse stata, ti giuro,
se fosse stata comunque una persona che pure che neanche conoscevo, sarebbe stata la stessa identica cosa. Basta, Eccomi, capito me? è bello, è Mai conosciuto, mai visto, assolutamente. però con voi, tramite voi, mi sono avvicinato a sto No, no. mondo e Però capito, comunque. quando comunque sia io, cioè, io che comunque Cos'è? l'ho conosciuto dal 2015, che tutti i giorni insieme in palestra, pranzi, matrimoni, tutti i giorni insieme, cioè comunque ti fa un effetto molto, soprattutto perché quando sono iniziato io ad allenarmi in America c'era solo lui di italiano nella palestra, eravamo noi praticamente, comunque l'ho sempre ammirato perché comunque lui era già da prima lì e lo vedevi come un inizio di un punto di riferimento, capito? Perché ero più piccolo e tutto. Quindi un po' mi spiazza, poi ripeto, poi le parole ovviamente se le mangia, Perché non... non ne ho altro. pure ci ho condiviso parecchio a nazionale, È siamo stati un certo. periodo io, lui, Fatah, stavamo in pensiero. Scusate, ma nel frattempo io cerco se ci stanno notizie No, no, ufficiali. devi, vabbè, ma che scherzi. Ho visto che era salito Kevin prima, che sta ancora, vabbè. Ah sì, ho visto passapurio Kevin. No, Mentre stai in cieli. no, sì, ho visto, però ma non... Dopo l'allenamento, Teo. Dima, chiede che è successo, raga. Cosa è successo questo? Giustamente, chi entra adesso ci trova così e magari non sa. Basta scrivere Daniele Scardina su Google, c'è scritto tutto. Al Decido momento di dare da quelle notizie che uno non vorrebbe mai sentire. Che dici, Petto? Guarda, non ho parole perché io comunque Daniele non lo conoscevo di persona, però da quando mi sono approcciato a questo mondo, anche comunque non facendone parte, è una notizia che ti mette sotto shock, perché vedi un ragazzo giovane che ha tutta la vita davanti, un futuro davanti, una bravissima persona che da un momento all'altro potrebbe non esserci più, c'è cioè una cosa che veramente ti lascia senza parole. C'è solamente da pregare, stringersi e sperare di un qualcosa che si riprenda, che si succeda. La cosa brutta è pure, cioè, comunque c'hai sto destino che da ragazzino pensavi magari in sogno, capito? Lo stavo pensando E pure io. quell'inseguire il sogno che ti porta a stare la vita e la morte, capito? Dopo che hai fatto una vita di sacrificio, del bucio di culo, che Sì. vedi uno Posso che gli dici dire una proprio cosa? Questa è la cosa che mi fa ancora più rabbia, capito? è vero, hai detto una Quello cosa giusta. Mi... ti trovi a fare a lottare tra vita e morte dopo che tu hai dato l'anima, la vita da 30 anni questo sport, questa cultura di vita, perché poi diventa uno stile di vita, capito? Una vita piena di rinunce, magari, no? Quando vedi amici tuoi che pure da ragazzo, giovane, se ne vanno a divertire, se vanno a spaccare in giro, e te invece magari. Soprattutto se ti fai un nome proprio e sei conosciuto proprio per quello. Il pugilato sta che non si gioca a fare il pugilato. Si può giocare a calcio, tennis, ma pugilato non si gioca a fare il pugilato. Quante volte hai rinunciato a tante cose perché tu eri in palestra il giorno dopo, il giorno stesso, poi devi tutto passare volo così in pochi istanti. Tosta, tosta, tanto, parecchio. E te lo del culo tanto. Ecco, magari sarebbe successo lo stesso, sicuramente magari sarebbe successo, però è successo in questo contesto, Sì, però purtroppo da apposta, più ma ego. tu da quando c'hai 10 anni, Daniele, da una vita, no? Da una vita che fai sto coso, che fai sta... Non so come lo sto spiegando, boh.
Guarda, basta guardarti, lo spieghi. Chi te conosce e chi te vede adesso, dici tutto, mio. Ti ripeto Dici che tutto. comunque voglio o non voglio dei medesimi, capito come? Ma Quindi ci puoi dice, contare. dici cazzo, dalla vita che uno fa sto bucio di culo che per la fine dei giochi per fare che? Capito? Per lottare la vita alla morte, capito? Sono momenti brutti poi tra l'altro. Poi la cosa brutta che ho visto è mal pugilato, uno sport violento che porta alla morte, certi fenomeni da consiglio quello che vedi certe persone che hanno dato e non capiscono niente. Sta avvenendo. Guarda, È Riccardo, sempre facile io puntare il da dito, una... ragazzi, Riccardo, l'unica... da una parte è meglio che non sarebbe successo e basta. è pieno di squali che appena succede ci mangiano, no? Purtroppo è la vita di merda che è così, Raga, tutti i giorni. bello pure il messaggio che ha messo Giovanni De Carolis proprio adesso. Non l'ho vista. Bravo. No, ha scritto semplicemente Forza Daniele con la foto dei loro due. Bello. Che può scrivere più? Che Parla da solo. può scrivere più? Mamma mia. Mamma mia. Ogni sera ce n'è una comunque. Ogni Veramente, sera ce n'è periodo una. male male, eh. Sto periodo male male male. Ogni sera ce n'è una. E poi ancora ci dicono perché si incazziamo quando sti pagliacci fanno su ste stronzate su TikTok a ste. Hai detto bene. Ancora ci dicono, ma che frega, questo vuol dire che noi diamo l'anima a questo sport, diamo tutto. E poi quando non. Vabbè. Non ce lo levano le guardo. Mamma Momento notizie, credo che ormai domani c'è l'aggiornamento della cosa. mattina, secondo me. Non lo so, è quello che stai a scrivere, sinceramente, non c'è neanche senso adesso. Teo, ma con tutto il rispetto, ma adesso che Potrebbe essere cazzo ce ne l'ultima frega? riga. Cioè, Ma siamo con ancora il in una cosa. fuoco. Cioè, a volte, raga, io non vi capisco, cioè. Poteva essere campione del mondo come l'ultima pippa da faccia da vera. E può essere, quindi non c'è senso questa di. Io mi unisco solo alle preghiere. Sì, ho capito, Teo, però ora non c'è. Diciamo che oggi, come in questo preciso momento, in questo preciso istante della carriera, della vita, della Cazzo, interessa poco. Cioè, adesso qui si parla che il ragazzo non si sa niente. Quindi stavo alzando un filo d'ano, è guarda la vita a l'ultimo morte. dei pensieri, tutto quello che è fuori, al di fuori dell'uomo e della sua vita è l'ultimo dei pensieri, regà, lo posso garantire. Sì, Bruce, confermo, è un credente, è un grande credente e Sì, spero Dio che il porca. Signore si metta a posare. Era, guarda, veramente tanto,
Scusate, c'è sta qualche cosa d'aggiornamento tra qualche ora o rimandano tutto a domani mattina? Ma io credo che almeno fino a Dici, domani, vabbè. difficilmente ci avranno notizie. Sì, perché comunque la prognosi è riservata, capito? Ok. Ma non ci stanno veramente notizie. Meglio. Entrato il maestro, mi sa, raga. Non parla. Ciao Ciao. ragazzi. Ciao maestro. Ma niente ancora, eh? Non si sa niente ancora? No. No. Ragazzo, legge tutte le testate giornalistiche. Ma sentite? Sì. Sì. Come dà segno che c'è il microfono spento. No, no, si sente, si sente. Ma anche la Leotta ha scritto un messaggio. Mi pensasse ad altro, va. Appena finito con le ragazze in palestra, però la notizia ha sconvolto un po' tutti, quindi Ma molto anche. dopo sono già arrivati i primi messaggi degli idioti, aboliamo il pugilato. Sì, Ma lo sport da che abolire, cioè proprio i fenomeni da baraccone. Prepariamoci a quello perché mo sarà proprio Sì, adesso sì, sputano, rivalgano il sì, 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 sì,
sarà un massacro adesso. Ma ne ho già detto un sacco io prima. Poi ho visto un sacco di gente con la foca che specula su sulla cosa, dai, ci sono vicino, non sai neanche chi cazzo è. Ma questi mi vedono l'ora, Matteo. Sono vicino, ma io vado giù di testa quando vedo quelle robe qua. Te credo. Mamma mia. Sì, l'ultima notizia sono del TG.com che ha messo le notizie dei 23 minuti fa, e la situazione è stazionaria. Sempre gravi, situazioni, le condizioni sono gravi ma stazionarie. Però hanno messo il posto di Aleotta a Forza Dani. Perché devono fare views. Sì, per i like. Ma basta, anch'io. Avremmo messo una tergere. Il vero aggiornamento sicuramente sarà domani mattina. Ma prima ho letto la cosa da fare in questi casi sarebbe stato il rispetto per lui e per la famiglia, non speculare, non fare, spacciare un attimo, a far trapelare la notizia. Prima ho letto uno, qua interrompo subito. Ma tu hai visto che al funerale di Maurizio Costanzo, esatto, la gente che si soffia con le clippi, e ti pensi che c'è rispetto per una cosa del genere? Ma perché no, quindi, vabbè, però c'è da dire che anche, anche il Corriere dello Sport, non mi ricordo che ha scritto. Pensa quanti volchi il mondo, però. Sì, però uno prima ha scritto Daniele Scardina, l'ex di Diletta Leotta, bla 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 bla. Ma che cazzo, cioè. Rispetto a tutte queste cose non esiste. Come ti ripeto, a un funerale tu chiedi i selfie al marito, alla moglie del defunto. Quelli sono dei pazzi. E pensi che se fanno problemi a scrivere cose su Pugile con Scardina, una cosa del genere. Sono gli sciacalli, vero? È pieno di sciacalli.
Io dico, no, la gente che ha fatto così al funerale dello Stanzio, ma come cazzo ti senti? Ma come ti senti? Come cazzo? Io non so come fanno a giro, regà, io veramente, con una faccia da culo del genere, come fanno a giro? E poi ho sentito anche che era fiero, era contento perché è stato pagato, quindi è stato proprio contento di quel gesto. Poi la De Filippi, secondo me, in quel momento lì Sì. era sconvolta, poverina, non ci ha fatto No, caso. lei è stata, Sì, no, ma lei è guarda, stata, lì. lui è stata una signora. È stata una signora, perché due Sì. persone di qua mi hanno chiesto un selfie. Lei si è pure girata verso l'amica tua, tipo di... Amica sua, non io capisco. ho visto il video. Vabbè, Ma più che regà, altro io non non è. Posso dire una cosa? Scusate, ma con tutto il rispetto, perché per i morti, per carità di Dio, c'è sempre voglia di rispetto. Ma comunque parliamo di una persona di 89 anni, no? Cioè, che stava pure come stava. A vita sì. sua, ringraziando Dio, si è pure fatta, si è pure goduta la vita, ha fatto tante cose. Cioè, voglio dire, capite che vi voglio dire? Cioè, quando io sento che No, comunque però 89 anni, no, Porello, 88 anni, quanti cazzo ce ne avevo, 80, 85 anni, cioè, voglio dire, devi ringraziare Dio che sei arrivato a 85 anni, ma a certo, in quel 30 modo. anni ne mancano 50 per arrivare, capite che vi voglio dire? Aspetta un po'. No, aspetta, Aspetta. quello che dicevo io è rispetto No, alla ma non ce gente, l'ho con comunque. te, cioè ce l'ho in generale, mi. Rispetto alla gente, comunque quella è la moglie, vedo come. Tu sarai la tienza, Sì, il diavolo, sì. il Ma popolo in sì, generale. ma che la gente faccia schifo, sapevo, mi. Aspetta se la gente si fa scrupoli a scrivere una cosa su un evento del genere. Anzi, a oggi è pure più, come si dice, più trend, no? Ma e poi ma, come diceva. Ma quello diceva questo, la gente che poi... Un momento di notizie ufficiali. Cazzo. Eh sì, ma quello che dobbiamo è che tutti gli sport sono pericolosi, purtroppo. Mi dispiace. Mi dispiace, mamò. Sono cose che non vorresti mai sentire. Diciamo che non è solamente il pugilato che prende i colpi in testa, ci sono i rischi sia per il calcio, sia per le moto, tutti gli Ma per sport. tutto, secondo te è più pericoloso il pugilato o la Formula 1? Però Oh, ma oh, regà, pugilato sapete dai che mi fa pugni. incazzare a me? Daniele Scardina, pugile italiano, ex compagna di Diletta Leotti. Mortacci, Te l'ho guarda, detto è una prima, cosa te l'ho proprio. detto prima. Ma c'era da aspettarselo, vabbè, Sono da c'era da denuncia. aspettarselo. È C'era da da denuncia. aspettarselo perché purtroppo questo. Lo Che scrivono perché va a sciacalli, tendenza, oh! capito? Che sciacalli, oh! Purtroppo il Oh, giornalismo non guarda queste cose. ho letto pure Daniele Scardina, ex personaggio del Ballando per le Stelle. Sì. Perché devono fare notizia. I clickbait. Ciao Nick. Mica, ho tutto rispetto per il cinema, ma non del genere vedo l'incertava stasera. Infatti, sono entrato oggi proprio che c'era questa cosa. Pensa, Mirko l'ha raccontato un po' di sere fa, no? Che l'hanno fermato per ritornare al discorso di come accostano i pugili allo spettacolo, al mondo dello spettacolo e quant'altro. Mirko ha detto: mi hanno fermato, ero tutto contento, e mi hanno detto: e sei Mirko? E lui ha detto: chi sono io? Se gli dicono è pugile, ha detto: no, quello che sta su TikTok a sé. Quindi non c'è proprio da meravigliarsi di niente se purtroppo a Daniele l'accostano a Leotta o l'accostano Certo. Ballando con le stelle, cioè, voglio dire. Ma che andasse da No, fare in culo tutti ma quanti insieme. certo che sì. Però è normale, cioè, se tu fermi qualcuno e chiedi, ma voce nelle scardine, come no, quello che sta a livello con le Leotta,
È la prima cosa. È così. È gente ignorante quelli. Perché? Beh, perché devono arrivare sia la gente che conosce il pugilato che non, capito? Io penso che comunque non faccia più, cioè a prescindere non faccia più incontri. No, sì. Vabbè, No, ora è normale, Simo. Finito, cioè, a prescindere anche se si riprende al 100%, secondo me ha finito, dopo questa se si riprende, secondo me smette. No, vabbè, quello non ci piove. Cosa più importante è che si riprenda, sì. No, no, assolutamente, io spero che si riprenda meglio di prima. Quanto delle volte di te? Quante volte di te? Barilotti, che ne pensate di Barilotti? Barilotti di nuovo lo scopo. Mamma. Maiuri. Un po' un casino questo periodico. Immaginavo. Ti sta mangiando il cibo, Matteo. Sì, sento la vera, il salmone infatti. Bellissimo. Come l'hai Eh. scoperchiato, penso che sia successo. Sei andato a mettere la cosa, la marranazza per mangiare, Vincenzo. Come hai scoperchiato il salmone. Sta impazzendo, ha sentito l'odore del salmone. Io devo stare attento quando apro il tonno, se mi distraggo è fatta. Anche uguale, uguale. Sì, Lo so, lo so. Riprendete presto, Bruce. Onnipresente nella nostra live, grande. Bro. Posso uscire un secondo poi da sto discorso, Albè? Volevo fare i complimenti, oh, vedi, i complimenti a Khalil Raraz e No, sto in Nicolò Sardegna un attimo. Marconi, che hanno fatto un super match venerdì, quando era. Raga, io invece voglio mandare un grande saluto e un grande abbraccio, ma veramente di cuore, da parte mia e credo da parte di tutti gli amanti del pugilato italiano, ad Annalisa Brozzi. Sì. Perché è stata dimostrato di aver incontrato un'avversaria veramente importante, forte, fortissima, e ha combattuto come un leone. Quindi in grande merito a Annalisa Brozzi. Una spagnola tanto di cappella, ha fatto 10 riprese sulle gambe con porta, toccava, si è mai fatta trovare. E Annalisa comunque ha cercato sempre di far match, ha cercato sempre lo scontro, ma a Spagnola tanto di cappello, secondo me da qui a breve sentirà parlare fortemente di quella ragazza. Grazie. No, io non so che stavo provando. Ciao Andrea, buonasera a te. Tenetemi il Sala, posto, aspetta. palla, Simo. Meglio, meglio. Domani vado a controllare. No. Fammi sapere subito poi. Certo. Verso le 11 di mezzogiorno vado. Poi ti chiamo. Sì, fammi sapere subito. Certo. Mi tenete un attimo al posto che esco e rientro? E tanto fino a 9 mo si possa lì. Ah, a posto, aspetta, che non so, posso sentire un vocale. Allora, va, Simo, lascia il giacchetto sulla sedia. Aspetta.
Mo non c'è più attacchi al cavolo. Che immagino, Sandro, che poi scende un attimo. Arrivo un attimo. Sandri, che esci bello, un attimo. Che bello sorride tutti insieme, raga. Dica la verità. Arrivando. Vabbè, c'è sempre la regola nera che non vuole di chi è, però. Vabbè, la cosa la sa di moglie, no? Non c'entra niente. Ma butalla, non può essere con questi cazzi i vaccini, tutte queste cose tutte insieme, insomma, Guarda che l'ho insieme. letto, guarda che l'ho letto che hanno Può scritto essere sta cosa un'ipotesi qua. questa, mi, perché ci sono L'ho molte persone letto, giovani mi, che no, sono l'ho morte di letto. infarto. L'ho letto, l'ho letto. Non so, questa adesso di moglie, questa No, moglie. Io che non sta so se scritto? c'entrano, ma dopo il vaccino ho avuto un problema Infatti, cardiaco, figlio miocardito di Eh ho avuto. sì, però raga, miocardite è una cosa. Io dopo il vaccino ho avuto una miocardite. Che roba. È una cosa al cuore, tipo un'infiammazione al cuore mi è venuta dopo il vaccino, una miocardite si chiama. Sì, però raga, non c'entra un cazzo col discorso che è successo a Daniele. Cioè, sono due No, cose no, sono due cose differenti. separate, non No, c'entra no, niente. no, no, no. Non parlavo di Daniele, no, in In generale, quando generale, magari stai dicendo. infatti. Raga, non lo so, sinceramente tra 30 anni sapremo quello che ci hanno iniettato oggi, tra 20 anni magari, sicuramente. Sapremo tutta la verità sui vaccini che oggi non sapremo mai. Ma non voglio far complottista, cioè nel senso che io lo penso vivamente che tra 20 anni sicuramente sapremo la verità sui vaccini e su tutte queste cose qua. Però questo non c'entra esula dal discorso Daniele Scardino. Però molti ragazzi stanno morendo di infarto e molte persone giovani stanno morendo tutte. Poi non so se c'entrano i Soprattutto vaccini. le persone anziane stanno riscontrando più tumori e cose del genere in percentuale degli anni precedenti, ma questa sarà una casualità, che vedo di nuovo, regà. Io non faccio il medico. Io vedo di la verità tra i vaccini. E alieni che arrivano, c'è cioè, qualcosa di più in campo, sono sincero. Ma quindi Non arrivano qua? è una battuta. Ma No, arrivano. veramente ci sono cose strane. Ma arrivano o Arrivano. non arrivano sti cazzo d'alieni? Dice che sono arrivati pure. Io non veramente Arrivano. non so che. Raga, veramente ci sto a capire in Vabbè, cazzo. basta che vengano a casa tua e vengano a casa mia. Siamo stretti. Oh, a Roma hanno E visto delle basta che non vittime. vadano a comprare, basta che non vadano a comprare tutto il riso e il tonno che a me serve. Ma che cazzo, è il salmone soprattutto. Ah, secondo me Cioè, gli raga, alieni. immaginate Matteo che gli dica alieni per Per riso e per il tonno, tanto tonno. un cazzotto. Perché aspetta, ma perché ragazzi, i cani e i Il gatti che cazzo riso sono? per il tonno. I cani e i gatti, sinceramente, cosa sono? Ma Ma fermati, fra, fra. per Animali. Asimo, aspetta, che sono i cani e i gatti? Alieni. Ma che alienio? Che cazzo sono qua animali che io, raga. Aspetta, aspetta. Sicuramente si è rubato Questo. qualcosa stasera, Simone. Ma Questo. Aspetta, aspetta un attimo. Ma io ci ho sempre avuto Questo questa cosa, è non sono mai stato alieno. animale. A casa la roba ha detto alieni per le No. orecchie. Allora, no, sai. No, la Allora, dico così, sdrammatizziamo un attimo. Ah, hanno due che vanno a fare il viaggio di nozze. E la prima notte di nozze, insomma, erano pronti per consumare. Boh, atterrano alieni dentro la stanza. Insomma, no, perché tu facciamo adesso scambio di coppia di qua e là, alieno maschio, alieno femmine, insomma, un po' così se fanno piada sta cosa e fanno scambio di coppia, no? Allora, va il maschio qua aliena femmina e Iena. alieno maschio con la donna, no? Allora, se spogliano là, insomma, la notte così, se spogliano alieno con una micetina così, no? E la donna gli fa, oh, ma ha voluto fare pure lo scambio, dice, guarda, con questa cosetta. Ci aspetta, questo pa 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 pa, sto, basta, 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 sveglia così, questo, basta, 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 e tutta la notte, binga e banga, binga e banga. Insomma, il giorno dopo si incontrano, no? E coppie così, dice, allora com'è andata la notte? E la moglie, com'è andata? E un po' capito roba, dice, come si è spogliata? Inizia una cosa così, poi una bestia, dice, a te com'è andata? E com'è andata? Mica tanto bene, perché è stata tutta la notte a tirarmi le No. Che cazzata. Ciao, Fran.
Comunque sta cosa che i cani e i gatti sono alieni, aspetta a rivedere. Credetemi. Stavati, sì, è vero. C'è già delle prove, no? Sì, ma c'è già delle prove che dici sta cosa, c'è già delle idee. E sono diversi. Già. Io sono d'accordo con Simone. Soprattutto i gatti, perché i gatti c'è un tipo gli egizi, quindi c'è un collegamento con le piramidi, tipo queste cose qua strane. E i polli? I polli no, i polli sono unici, sono terrestri, fanno cocco da... Ma perché le tartarughe che si chiudono le tartarughe? No, perché le tartarughe sono una specie di dinosauri, secondo me, perché sono... Si va una micella. Fanno una micella. Mi ripeti quello che hai detto, Petto? Le tartarughe sono gay. No, no, le tartarughe sono una specie di dinosauri, perché i coccodrilli... Allora, aspetta, aspetta. La tartaruga è così, può essere massimo così. Un dinosauro voglia tirarsi le orecchie. No, aspetta, aspetta, Mirche. Ci sono le tartarughe pure quelle giganti, eh? No, sono le tartarughe grossissime. Ma dinosauro. No, dinosauro. Sono parlare di dinosauri, le tartarughe, i coccodrilli. Volevo parlare di umani. I crocodrilli. Volevo parlare di umani. Petto, fermati. Te lancio un lavoro che secondo me potrebbe si fa la differenza. L'allevatore delle lumache. Ti scappano tutte. No, non so scherzare. Oh, raga, a parte che la bava delle lumache costa tanto, ma a no, parte è vero, quello... È vero, soprattutto in Francia. E cazzo pure le lumache costano tanto quando devo ammagnare. Ma ha preso un po' di lumache che costano vero, soldi. È vero. E mo io una volta ho raccontato... Raga, ferma, ferma tutto. Raga, ho catturato un alieno. Guarda l'occhio, vedi che c'hai gli occhi strani. Vedo. Per me è un alieno. Cioè, pensa, quando ti osservo un dito, ti dormi, allora, ti guardo così. Aspetta, Matteo, fallo poi. Guarda un attimo, guarda che bello sto gattino. Aspetta, guarda che mi via. Guarda, guarda che bello, guarda sto gattino. L'alieno. Ti piace? Come si chiama? Vincenzo. Ha detto di no, Matteo, mi piacciono i gatti, cavolo. Pensa che dentro gli UFO magari ci sono i gatti. Ma perché vogliamo parlare? Cioè, certo, magari i gatti sono gli UFO sono dentro i gatti. Giusto. La gente al Polo Nord che cerca di fare sgambetta al pinguino. Erbe. Quanto daresti per farlo sgambettare più quello? La spinta. Sgambetto. Con la spinta o senza? Un casca. Lo sgambetto un po' per ma lei ha mia curiosità, ma sa, tu se caschi in ciampi e stai a cascare, il spinto che fai? Mette le mani avanti. Il pinguino sbatte via col naso. E non è puntato. Se un punto. Col vecchio anche il tirannosauro, bella DCA. Bravo, bravo maestro. Pure il tirannosauro sta così, sta in braccia corte. Ma quello perché paga male. Quando è in campo. Ma pensa se glielo dà a schiena. Ma cazzo, se gratta il tirannosauro? È morto. È morto di prurito. Non è facile, è morto di prurito. Bravo, fatto. Pensa ai trichecchi se inciampano così. Si creavano il coso qua, le zanne qua. Ma perché la giraffa per curarsi la cervicale come cazzo fa? Boh, seri, fatti scherzi. Servono un paio. Non è facile. Pure allora. Tu ce l'hai. Raga, al momento nessun aggiornamento in merito. Per me è meglio, fidati. Aspetta, guardo c'è anche quella tesa, capisci? Che non sai cosa dire, c'è quella tesa che è snervante. Volevo parlare di mille diari per mettersi le scarpe. Ma che sei matto? C'è la settimana prima. Pensa quando si allaccia. Ammetta, se ne pure allacciassene. Che domo fa? Porca puttana. Io c'è una merda. Non lo so, dici. No, la dinamica non si sa, Ciccio. Anche perché quello che raccontano i giornalisti non è la realtà dei fatti.
Noi abbiamo delle notizie, ma siccome non sono supportate dai fatti, non le divulghiamo. Qua sanno tutto tutti, ma secondo me non sa un cazzo nessuno. Scusate, uno sente una cosa, lo racconta sempre un pezzetto di più. Io, passata una cosa così, arriva uno e No, ancora niente, ragazzi. niente. Neanche, Ma secondo me no, prima di neanche da Milano. mezzanotte non c'è. Secondo me uscirà un altro bollettino medico a mezzanotte. È quello che ti volevo dire prima. Secondo me, Posso... secondo... Ma secondo me verso la mattina si sa se si riprende, Matte, oppure Per magari com'è la speriamo che verso la mattina ci situazione? sono buone notizie. Per com'è No, la no, situazione, secondo me? se si riprende te lo dicono subito, eh. Cioè, non è che se aspettano domani mattina, si spera si riprenda prima. No, se si riprende sciolgono la Però di cosa, solito la lega. sono le... Sì, appunto. Cosa? Ah, Se si riprende sciolgono la prognosi. beh, certo. Sì. Ma secondo Speriamo, me dai. con l'intervento qualche altra cosa per Ma no, mezzanotte si può. Ciccio, non si sa se sia stato per i guanti o non è stato per i guanti, ma cioè, è difficile saperlo, cioè, perché non è che i guanti fai i guanti e va in coma, anche perché stai col casco, con i guanti grossi, è C'era qualcosa difficile che non andava prima. che... Bravo, cioè... Questa è la goccia che va a traboccare il vaso, secondo È veramente difficile, eh? No, hanno, no, Ciccio, te dico perché hanno scritto che lui sta a fare allenamenti, è andato in uno spogliatoio, è scivolato, è cascata, ha sbattuto No, 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 no. È andato negli spogliatoi, ha preso il colpo. la testa. Ah, Questo è ok. quello che scrivono, Matte. Ah, ok. Non è questo, comunque. Non è quello. Ma si sa anche perché lo scrivono. Pure 2 giorni fa è successa una disgrazia ancora peggiore ad un ragazzo che nemmeno era agonista. Dove, Ciccio? Ho Ah, letto sì, un pure io, sì, è amatore. vero. Ho letto pure io, ragazzi, 21 anni se non è vero. Sì, Quanto? bravo. E cosa è successo sto Serio, fare i ragazzo? guanti significa fare sparring. Che è sto rumore? Non so, Sandra, le mani? Non so, c'è sempre questo rumore. Io so qua. È un rumore Mirko? abbastanza È un rumore particolare. un po' strano. Cos'è È più che strano, è ambiguo. la mente stella, però? Un pinguino che fa di porta, guarda. Sì, con l'unghie lunghe, è vero, sul ghiaccio. No, Ciccio, io non penso perché ti sei soffato il naso e allora abbia avuto dei problemi. No, no, no. Quel ragazzo del Padovano, diciamo, sì, si è soffiato il naso e ha scoppiato una vena in testa, per esempio, aver letto. Ah, Madonna, e come si è Sì, soffiato il suo naso? Con compressore? però No, lì hai già dei problemi tuoi, eh. vabbè, non sta Quando scherzando, dai. No, magari pure una no, soffiata aspetta, di quello naso. spagno, vabbè, sicuramente è Però... successa una cosa. Aspetta, sicuramente è successa una cosa nello sparring. Amì, ma sicuramente sto ragazzo c'ha qualcosa prima, cioè, regà, non Certo. è, io dico una cosa, però perdonatemi, forse sarò ignorante io. Amì, ma quante persone ha sentito che durante lo sparring si fanno ematomi cerebrali? A me ha fatto Nessuno. ridere cosa ha detto Poca, dai, Alberto. pochi. Non sto ridendo per quello che è successo. Mi ha detto Che si è come ha detto soffiato il naso il... Mi ha fatto col coso? ridere come ha detto il compressore lui il romano. No, ma sì, ma Simo, ma voglio dire, allora, il discorso del naso, del soffiarsi il naso, è soprattutto quando c'hai degli ematomi importanti che ti possono scendere, soprattutto agli occhi, queste cose qua, oppure Ovvio. quando c'hai dei sanguinamenti, eccetera. Ma no. Oh, regà, voglio leggere, Ciccio, lo giuro, voglio leggere. Allora, eccolo qua, l'ho trovato. Sì, però, regà, secondo voi, io non sono un medico, per carità, è vero quello che dice Ciccio.
io credo che sia stata una consapevolità che sia soffiata, è morto, cioè No, ma dai, cioè. non c'ha nessuna attinenza, regà. No, ma sono cavolate, cioè, cosa c'entra il naso? È caduto, ma di Comunque una situazione strana, ma è abbastanza particolare. grazie Samira, Grazie, Sami. vedi, c'aveva un'emorragia cerebrale. Ciao Sami. Non esisti proprio. Ammazza, porco Dio. Andrea, Stanno come a piedi sono? tutte psicosi, oh. Aspetta, Andrea, come sono? Perché anche io ho detto una cosa del genere, e effettivamente a quello ero rimasto. Aspetta, Andrea, ecco, faccio sapere come cosa è successo, visto che siete là. Grazie Sami. Grazie. Grazie, Sami. Grazie. Grazie, Grazie, Sami. Sami. Grazie Sami. Non mi va di guardare. No, non mi va. Grazie. Oh, grazie Dario. Sempre, sempre un abbraccio a Bucetto e aiuti. Ma qua dillo. Abbraccione, belli mio. Oh, 6, 7, 8 con lo 2 e 9 con Yuri. Ci fa una piega. TikTok ce l'aveva fatta apposta. Perché adesso si possono fare 9 rispetto a prima? Sì, Sì. grazie Dami, grazie bella mia. Ma è già implementata questa funzione, cacciò? Sì, credo di sì. Io Prova. non l'ho provato, perché vabbè, Il io non... cucchiaio, provo. Raga, devo provare un attimo la funzione a 9. C'è qualcuno che vuole salire al volo per fare una prova? Miro, Trasporti, Manuel, Daniele. Grazie ancora, Samir. Ah, grazie, Simi. Ma pure Grazie senza... mille. Ma pure al volo così, senza aprire la telecamera, raga, proviamo un po' quella a 9. Sono andato a facendo il Baciara. Mi sento scene, cazzo. L'osimo. Ah? Sono andato a facendo il Guarda, Andrea Baciara. sta scrivendo, praticamente non stanno Bastardo. facendo sparring, ma normale allenamento di schivate. Andrea, esci un attimo. Che devo entrare. Per te questo è altro. Ecco, No, guarda, raga, 8, ancora non 8, funziona. 8, 8. Raga, Allora, fa 8, ancora fa non 8. funziona. Perché Miro ha provato a mandare richiesta e mi dice limite massimo raggiunto. Forse da aggiornare. Devo Devo ancora aggiornare. aggiornare. Io devo aggiornare. Sì. Tutti Non lo so, penso di sì, perché io l'ho visto forse. pure a 9. Grazie, bello mio, ma grazie di che. Dimo solo la verità di quello che ci tocca. Grande, Sami. Vedi che dice Andrea, vedi che poi i giornali come Grazie, travisano Sami. tante cose. Il ragazzo non è stato toccato, si è fermato per bere, si è soffiato il naso e si è accasciato. Io ho visto Miro, non so se devo aggiornare No, che è successo? Petto. Sei Ah. stato segnalato per sfide pericolose. O sei sempre Sfide stato pericolose? bullo. Cosa ha Aspetta, fatto? se guidi col braccio fuori dal finestrino così coatto, è normale. Addirittura così coatto. Figa, ero a norma, ero con le mani sul volante. Che cosa sono un bullo? Sfide pericolose. Facci sapere, Andrea, ci teniamo in particolar modo.
Comunque sul muro è inquietante, raga. Calcolando che io ho le mani sopra, sì. Aspetta, ha fatto caso da quando c'è sto rumore, da quando c'è stato rumore stiamo tutti che mani qua sopra così nel dubbio. Aspetta, provo a togliere gli auricolari. Aspetta un attimo, provo a togliere gli auricolari e vedere se è questo. Andà, presi su Wish, Matte. Si sente? No. Il auricolare di Matteo. Allora, tra i miei auricolari, però non sono capito. Ma che rumore? Cioè, auricolari che si eccitano, Matteo. No, ma che rumore? Tu sta a petto. Oh, guarda Francesco che ha scritto. Allora. E lo che? Non racconterò più aneddoti di Davida. Quella è la storia. Allora c'è sta una che un pritardo pomeriggio è incinta, no? E c'ha voglia di lumache. Dice, voglio lumache. Il marito dice, vabbè, mo posso far nascere mio figlio che ha voglia di lumache. Mo esco io che lumache. Insomma, esce, come passa la barra sotto casa, ritorno con questa busta di lumache, come passa la barra sotto casa, incontra un po' di amici, no? Oh, famosa la birra, questa nuova ricorsa, dai, famosa la birra, poi va, insomma, la birra, tu birra, tre birre, se fa serata, questo è un briaco classico, rientra a casa alle 5:30 di mattina, sale queste scale, c'era tutto mezzo ciondolante, così, un briaco classico. Come la busta alla porta, come la persona inciampa, suona, gli cascano tutte le lumache. Ma che gli dica a mia moglie? Sì, è 7, 5 di mattina, che gli dico, insomma, tutto pensieroso, ubriaco tragico, la moglie come avrà la porta, ma dove cazzo se stanno qui adesso? E questo, andiamo bello, su che siamo quasi arrivati, andiamo. Che taglio. Che troia bastarda. Allora. Però. Ah, raga, io mi serve saluto. Visto che sono 11:20, domani mi sono alle 5. Se teniamo aggiornati in privato noi, eh? Certo. Sì. Ok, ragazzi, speriamo bene. Ma sì, io sono fiducioso. Bocca al lupo a Daniele. Speriamo bene, dai. Ok, buonasera a tutti, ragazzi. Ciao fratello. Ciao, grazie. Ciao. Fammi scendere, vabbè. Non ci riesco. Fagliace anche tra i pinguini. Non taregge. Aspetta, tu stai a lavorare, che stai a guardare stasera? Sempre i camion d'olio. Sono in questa azienda qua che c'è l'olificio e quindi sono qua fino alle 5:30 che guardo le telecamere, faccio un giro ogni ora in macchina di perlustrazione, per il servizio tranquillo. Oh, yeah. Ti ricordi, Timo, dov'è il posto? Sei venuto nella campagna con Scarpa? Sì. Fatemi un favore, aspetta, non parlate per un secondo che ascolto un vocale, se no sento un cazzo che così non esco. Aspetta. Bastardo, non ho sentito niente un secondo, aspetta. Lo sento domani. Posso parlare, Simo? Non ho sentito neanche ah. Vabbè, non avevo parlato, No. Porca troia. Aspetta.
No, è un po' del tutto, questo è un po' più. Ah, sì. Un po' di rispetto che Simone fa sentire, dai. Sì, ho sentito tutto, ho sentito. Calcola, Simone, come se tanto ormai te ne muove pace. Grazie, Samira. Ah, no, a letta M, invece a Matteo, pensavo per meno di me. Grazie. Cioè, raga, fa più notizia il messaggio di Aleotta che la cosa di Daniele. No. Che popolo di merda che siamo, raga. Che popolo di merda. No, fa più notizia la cosa di diretta che di scartina. Ma perché col fatto che scrivono che era l'ex ragazzo? No, Aleotta ha scritto. Ah, la diretta fa del posto. Che ragazzo mi ha fatto in bocca al lupo questa cosa. Scardina adesso sta lottando tra la vita e la morte. Che cose brutte, guarda, cose che fanno male. Cioè, secondo me la dinamica ufficiale è ancora chiara. Dicono del pugno in testa, cioè non si capisce bene. Raga, mi sentite senza auricolare? Sì. Okay. Allora, voglio dire due cose. Sfatiamo, visto che vedo molti che hanno scritto anche oggi, sfatiamo il mito che con un pugno in allenamento si va in coma, si può andare in coma. Stiamo parlando di un pugile professionista con una carriera da dilettante, con più di 60-70 messe, se non sbaglio, ad altissimi livelli, con una preparazione atletica invidiabile. Quindi se è in questa situazione vuol dire che aveva qualcosa prima. È inutile che adesso tutti attacchino il pugilato, con un colpo si può andare in coma, con un colpo si può andare in coma. Ovviamente può capitare che con un colpo puoi andare in coma, capita una volta su un miliardo. Le persone che hanno più traumi cerebrali, e non scherzo, è una statistica, la potete consultare anche su Instagram, su Google, sono i calciatori. Prendono la palla di testa, dal rinvio del portiere arriva giù una sassata, la prendono di testa, quello diventa un trauma cerebrale importante. Ma i colpi in allenamento con il caschetto, con il caschetto spesso, con i guanti grossi, non vai in coma se non hai dei problemi. E poi c'è da dire che poi il fisico di un pugile è anche più abituato a prendere i traumi. Bravissimo, appunto, quando dice un pugile agonista a quel livello lì non va in coma per rugby, colpo, se non... questo è vero, Matteo, i rugbisti soprattutto sono quelli che hanno più traumi cerebrali. Anche vero. Grazie. Ma sì, Luca. No, ancora no, scusa, non si sa niente. Stanno facendo anche l'esempio di Colon, quel pugile portoricano, ma ha detto che anche un altro pugile è andato in coma, che ha avuto un colpo nella nuca. Si chiamava sì. Colon. Colpi ripetuti, 12 riprese di colpi alla nuca. Sì, sì, non un colpo. Non sì, uno. Bella Tiziano, buonanotte a te. Buonanotte. Buonanotte. Ha preso 12 riprese di colpi alla nuca con quei guantini. Con i guanti piccoli e soprattutto la via è stata colpa di un arbitro incompetente. Arbitraggio scandaloso. Sì. Thank you.
Ragazzi, non sarà una cosa di breve. Anzi, meno notizie sanno, vuol dire che la cosa è tra virgolette positiva. Infatti. Ma dimmi tu, cazzo, se proprio veramente, guarda, più ci penso, più... No, Purtroppo no. a volte A massimo meno che non fai un quindi qualcosa, diciamo puoi essere che squalificato per un tot. no, ma neanche squalifica, viene squalificato il match, perdi per squalifica, basta. Raga, mi abbandono pure io. Sì, te leggiamo appliché. Che te siamo di italiani come state? Se lo fa meglio. Dovrebbe stare meglio. Cosa mi Raga. Sentivo domani. Ci sentiamo domani, sì, stacco pure Ciao, allora, noi ci sentiamo, ci sono degli aggiornamenti. io. Matte, ci Buonanotte a aggiorniamo sul tutti, raga, telefono. buonanotte a tutti. Ciao, Buonanotte. buonanotte. Notte, ragazzi, domani.